Sono Don Francesco, sono stato chiamato ad essere animatore di questa bella comunità di Lecce. I due polmoni di questa opera salesiana sono la Basilica, che è un po' al centro della nostra azione pastorale, e il Centro Giovanile Oratoriano. Questo oratorio permette a tanti giovani, a tanti ragazzi del quartiere di svolgere delle attività sia ludiche attraverso il gioco, così come nella bella tradizione salesiana, un gioco libero che si svolge in cortile con alcuni animatori universitari, e offre anche delle possibilità formative e anche sportive. Sono Davide Piobuttazzo e sono un animatore dell'oratorio di Lecce. E sono qui da quando faccio la prima elementare. E che dire, l'oratorio per me è come se fosse una seconda casa. L'oratorio mi dà tanto, mi porta emozioni, mi porta un sacco di cose belle che porto ogni giorno nel cuore. Guardare i sorrisi dei ragazzi è come guardare lo sguardo di Dio che cerca di parlarmi. Ho 17 anni, frequento l'oratorio di Lecce ormai da 12-13 anni. Per me l'oratorio è sicuramente una seconda casa, perché penso che in certi periodi dell'anno ci passo più tempo che il tempo che spendo invece a casa. I campi che noi abbiamo a disposizione possono permettere ai giovani di occuparli nelle attività sportive più svariate. Abbiamo una bella azione calcistica, una bella partecipazione per quanto riguarda lo sport del pattinaggio, e poi abbiamo anche delle strutture al coperto che permette ai ragazzi di fare anche lo sport del basket e della pallavolo. Ciao, sono Fabiana, animatrice dell'oratorio di Lecce e da quest'anno anche salesiana cooperatrice. E sono sposata con Alberto, anche lui animatore e salesiano cooperatore, e aspettiamo una bambina. Nella vita faccio ricerca, lavoro all'Università del Salento nell'ambito di ingegneria. Anche la mia formazione salesiana ha contribuito tanto a questa scelta. La prima volta che sono entrata in oratorio è stato a 6 anni per fare sport. Quello che avevo già capito era che non mi trovavo soltanto in un posto dove potevo divertirmi, ma anche in un posto che già da piccolo ho imparato a considerare casa, dove poter crescere, dove mi sentivo accolta. Ricordo benissimo, per esempio, la presenza costante dei due salesiani coadiutori che erano in cortile. Poi sono rientrata in oratorio grazie a delle amicizie che mi hanno riportato qui. Avevo circa 16 anni e da lì ho cominciato poi il percorso per diventare preanimatrice e animatrice. Piano piano ho sentito crescere in me anche una passione per quello che mi sono ritrovata a fare quasi per caso. Assieme alla passione educativa, pian piano cresceva anche la dimensione della fede, che cominciavo a vivere con più consapevolezza. Intanto da allora non sono più uscita dall'oratorio, e questa per me è una cosa bella. In più, crescendo, mi rendevo conto che anche quello non mi bastava più a un certo punto. Ho cercato di approfondire attraverso l'animazione missionaria, fino a decidere di partire per un anno con il servizio civile, sempre con i salesiani, e vivere un'esperienza in Burundi, un paese dell'Africa centrale, che mi ha segnato tantissimo, non solo dal punto di vista della fede, ma anche dal punto di vista umano. E cosa dire dell'oratorio? Io qui ho trovato un posto dove mi sono sempre sentita accolta, ho trovato un posto che mi ha regalato amici, mi ha regalato l'amore e la famiglia. Tutta l'attività formativa che offriamo ai ragazzi e ai giovani che frequentano questo ambiente riguarda un po' la crescita sia dal punto di vista umano che anche e soprattutto dal punto di vista cristiano. L'oratorio quindi mi ha aiutato molto, perché io il mio talento, la mia passione per il teatro l'ho scoperta proprio qui. Prima ero molto timido, adesso invece sono comunque più spontaneo. Per esempio salendo sul palco anche all'estate ragazzi o collaboratorio di musical, e quindi ad essere semplicemente me stesso senza, diciamo, vergogna. Sono
Cristiana Calogiuri, da tanti anni animatrice dell'oratorio dei Salesiani di Lecce, e in questo momento siamo nel DB d'Essè, che è la sala che si chiama Don Bosco d'Essè di Lecce. È una sala di cinema e teatro che sorge accanto alla Basilica. È una sala degli anni 70, quando i Salesiani usavano anche costruire in questo modo, no? Il tempio, il cinema, il teatro, gli spazi all'aperto per i cortili, le palestre, eccetera. Questa sala è affidata da circa 20 anni alla Società Cooperativa Don Bosco. Diciamo, raggruppa una serie di giovani che erano animatori in oratorio e nasce con due obiettivi. Da una parte è provare a dare delle prospettive di vita e di lavoro ai giovani, e dall'altra parte dare vita, animare anche questo spazio culturale. E come sala siamo una sala d'autore, cercando di ritagliarci il più possibile degli spazi per l'animazione dei giovani, anche perché questa sala, oltre a lavorare la sera con i normali spettacoli, prova a lavorare molto con le scuole del territorio. Da 5-6 anni lavoriamo con questi gruppi, con un gruppo di circa 100, 120, 150 ragazzi che settimanalmente vengono al cinema, vedono lo spettacolo, discutono, fanno dibattito. Cerchiamo di lavorare con loro e di dare anche a loro delle prospettive, perché molti di questi ragazzi, tra l'altro, hanno anche scelto poi per i loro studi universitari di incanalarsi, insomma, in questo, nel mondo dello spettacolo, del cinema o del teatro. Ci troviamo nell'oratorio, centro giovanile di questa bella opera, caratterizzata fortemente dalla presenza ancora viva di San Domenico Savio. La presenza più bella di questo riferimento a questo santo giovane della nostra congregazione è proprio la basilica dedicata a lui. Questa basilica è stata voluta fortemente dai leccesi perché nel 1950 qui a Lecce e in una cittadina qui vicino a Maglie sono avvenuti i due miracoli che poi hanno significato la canonizzazione di San Domenico Savio. Nel 1950 c'è stata la beatificazione di questo santo e due mamme, pensando e ascoltando questa notizia, hanno chiesto la sua intercessione perché erano in fin di vita. Sono state ascoltate, per questo motivo venne deciso di costruire questa basilica, che è custode di una reliquia insigne di San Domenico Savio. Mi chiamo Sergio Petrarca, sono un salesiano cooperatore del centro di Lecce, e sono marito di Laura e papà di Giovanni e di Matteo. Nella vita faccio l'avvocato e sono in oratorio da quando ero piccolissimo. E ricordo ancora il mio primo giorno in oratorio e il clima di accoglienza e di operosità che si respirava. Ricordo anche che il salesiano, quando venni in quinta elementare ad iscrivermi, disse: ma non è che sei venuto a cercare la ragazza? Io rimasi un attimo sorpreso, perché a quel momento, in quell'epoca, pensavo a tutt'altro, insomma, no? E fatto sta che poi mia moglie l'ho conosciuta comunque grazie all'oratorio. Negli anni, conoscere sempre di più Don Bosco mi ha portato a fare la scelta di diventare salesiano cooperatore. Ho capito che Don Bosco non poteva mancare nella mia vita, e lui voleva un posto centrale, voleva un posto importante.
L'esperienza di animazione mi ha insegnato tante cose concrete, dal parlare in pubblico al lavorare insieme anche con altre persone che magari non vanno alla tua stessa velocità, e quindi sapersi aspettare, sapersi cercare e saper valorizzare l'apporto di ciascuno. Sono tutte esperienze e competenze che mi hanno aiutato nella mia vita professionale di avvocato, nella mia vita di marito, di padre e anche di figlio. La musica è qualcosa che mi ha sempre affascinato da ascoltatore. Di cosa poteva parlare la mia musica, quella che veniva dalle mie emozioni più profonde? Doveva parlare delle cose più importanti, di quelle che io credo che siano quelle che veramente vale la pena di comunicare agli altri. È per questo che ho scelto di scrivere delle canzoni salesiane, delle canzoni su Don Bosco, delle canzoni sulla spiritualità salesiana e comunque sul modo salesiano di seguire Gesù. Tu sei l'aria che respiro adesso, tu sei luce ai passi miei, tu sei l'intimo pensiero dentro me, tu sei vera vita. Questa canzone si chiama Tu sei e il primo verso recita: tu sei l'aria che respiro adesso. La sensazione di avere necessità della presenza di Dio per vivere. E questa è una delle eredità che sicuramente ho ricevuto dalla mia vita salesiana, dalla mia vita oratoriana. Salve, sono Elena, animatrice e cooperatrice salesiana. Da qualche anno a questa parte mi sono imbattuta in una nuova esperienza. Nel 2010 mi è stata assegnata, ancora docente precaria, una cattedra presso una scuola che si occupava di formazione per adulti e si occupa di formazione per adulti. Ed è stato lì che ho incontrato i ragazzi stranieri che in quegli anni arrivavano attraverso gli sbarchi sulle coste salentine. È stata un'esperienza molto forte, prima vissuta in seconda linea, diciamo, affiancata da colleghi splendidi che mi hanno aiutato in qualche modo ad interagire con questi ragazzi. E facevamo loro delle piccole, brevi interviste per comprendere un po' non tanto i loro dati personali, la loro vita personale, quanto magari la conoscenza della lingua o se avessero mai studiato o avuto contatti con scuole o insegnanti. Ovviamente ognuno di essi aveva una storia diversa da raccontare. E nel momento in cui sono diventata insegnante di ruolo ho scelto questa scuola. Inizialmente, i primi tempi, mi sentivo inadatta, mi sembrava proprio assurdo dover insegnare o correggere i loro compiti da un punto di vista grammaticale o ortografico quando magari narravano, raccontavano la loro storia di vita o il loro viaggio, ciò che li aveva portati qui in Italia a scegliere di cambiare vita in un modo tra l'altro così tragico, doloroso e disperato. Nel tempo invece sento di aver imparato io da loro, aver acquisito, assorbito e assorbo ogni giorno da loro una energia incredibile, un'energia fatta di dignità, di consapevolezza che posso contare sulle mie forze e solo attraverso la cultura e la conoscenza posso riscattare la mia vita. Questi ragazzi hanno tanto desiderio, hanno tanta voglia di imparare e in questo modo pensano appunto e sperano di ricostruirsi, di dare una forma ai loro sogni e ai loro progetti attraverso lo studio e la cultura, ed è questo quello che io faccio. Forever and ever in this life and for eternity.
Lecce è città artistica ed è città di mare. Lecce viene conosciuta sicuramente in tutta Italia e oltre per il suo bellissimo barocco. E un po' rispecchia la caratteristica dei leccesi. I leccesi sono davvero molto articolati, ma nel senso positivo del termine. Sono entusiasti, propongono idee e questo si ripercuote anche in oratorio con i giovani. È una città di mare, è affacciata sul Mediterraneo. E quindi questo ha dato e dà anche la possibilità di essere ospitali. In passato ha accolto tutto ciò che era in riferimento alle migrazioni per quanto riguarda un po' l'arrivo di coloro che chiedevano ospitalità in questa terra ed è stata molto accogliente. E questa caratteristica, proprio perché è città di mare e sul mare, rimane nei leccesi, perché davvero hanno questa bella disponibilità davvero ad essere accoglienti, disponibili, disponibilità all'ascolto. Questo aiuta molto ed è una bella sfida anche sollecitare da questo punto di vista per poter far crescere in loro questi elementi positivi. Concludiamo questa giornata ricordandoci di uno dei desideri più grandi di Don Bosco. Noi organizziamo tutte le nostre attività in oratorio, compresa quella che stiamo vivendo in questo periodo, per un obiettivo principale, un obiettivo che era veramente a cuore a Don Bosco: l'essere buoni cristiani e onesti cittadini. L'uno, il primo atteggiamento, non può fare a meno dell'altro e viceversa. Si è onesti cittadini se riusciamo ad essere buoni cristiani e nello stesso tempo riusciremo ad essere buoni cristiani se saremo capaci di essere dei cittadini onesti. Ed è quello che ci comunica il Vangelo. Il Vangelo ci dice che essere cristiani è una cosa bella, cioè seguire una persona che si chiama Gesù è ancora oggi una cosa bella. Quello che mi auguro per il futuro del nostro oratorio, intanto l'oratorio di Lecce, è che possa essere sempre casa, cortile, chiesa e scuola per tanti ragazzi, che possa dare anche a tanti ragazzi l'opportunità di crescere e di trovare un senso alle loro giornate che vada al di là delle cose futili, che possa essere fonte di ispirazione per tanti giovani e che possa ispirarli a sognare in grande, proprio come ha fatto e come ha voluto fare Don Bosco. E l'augurio che faccio invece per la mia famiglia è che un giorno anche lei possa vivere l'oratorio così come l'abbiamo vissuto io e suo papà. E quindi il sogno che aveva Don Bosco si realizzerà ancora oggi. Anche noi saremo dei buoni cristiani e degli onesti cittadini.